a partire da Palazzo Reale, la sala più iconica, il luogo più rappresentativo che porta con sé le cicatrici della guerra, del conflitto, la sala delle Cariatidi, che appunto è stata sì ricostruita, ma tenendo fede, questa fu una volontà del sindaco Greppi, che subito dopo, alcuni anni dopo la guerra, perché rimase per quasi 3 anni alle intemperie e senza una copertura a soffitto, insomma la sala dei Cariatidi volle essere ricostruita con la complicità dei cittadini milanesi, tenendo però quella sobrietà e quelle cicatrici della guerra, quelle mutilazioni che oramai tutti conosciamo e siamo abituati a frequentare. Ecco, questo luogo così iconico e così rappresentativo per Milano ospita oggi un grande protagonista dell'arte del nostro pianeta, non solo del nostro paese, che è Michelangelo Pistoletto. Curata da Fortunato D'Amico, la mostra odierna è un'elaborazione del percorso concettuale di Michelangelo Pistoletto, che rappresenta la complessità e la ricchezza delle culture nel mondo e l'importanza della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace, attraverso il dialogo, la comprensione e la cooperazione reciproca. Qualche anno fa ci siamo incontrati con Michelangelo Pistoletto, auspice chiaramente Fortunato D'Amico, e per dire come sono gli artisti. Allora, all'inizio naturalmente immaginavamo di realizzare una tipica, normale, se mi consentite, mostra antologica, no? La prima cosa che ti viene in mente è quella roba lì. Poi io mi permisi, forse sai troppo, di chiedere al maestro di pensare invece a una mostra installativa per la sala delle Cariatidi, con tutto il significato simbolico di cui prima accennava l'assessore, il richiamo alla guerra, il richiamo a Guernica del 53, eccetera, eccetera. Ebbene, io ricordo ancora, e ce l'abbiamo agli atti d'ufficio, come chiamiamo noi, burocrati, insomma, agli atti d'ufficio io ho un disegnino che in 2 minuti Michelangelo fece. Preso un foglio di carta e si mise a disegnare, dice, ecco, questo è l'allestimento della mostra. Quindi in 2 minuti avevamo già risolto tutti i problemi. Il percorso della mostra nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale si svolge lungo i meandri di un labirinto di cartone corrugato, svolto in maniera da ricordare anche le forme sinuose del Terzo Paradiso, una delle opere più significative di Michelangelo Pistoletto. È un simbolo che rappresenta la fusione fra natura e tecnologia per creare un mondo sostenibile e armonioso. Quando si parla di pace preventiva, noi in realtà parliamo di qualche cosa oggi al centro dell'attenzione mondiale. Sono oltre 100 in generale i conflitti nel mondo e 59 grandi conflitti che sono in tutti i 5 continenti. Ecco, questo è, diciamo, il senso di questa mostra, che è nata prima ancora della guerra dell'Ucraina, ricordando che noi abbiamo in questo paese tanti concittadini, sono diventati i nostri concittadini che arrivano dai più posti. Un piano specchiante a forma di bacino del Mediterraneo, dal titolo Love Difference, restituisce in riflesso un terzo paradiso sospeso, intitolato Ragno Tessitore, oltre ad angolature estreme della Sala delle Cariatidi. Tutto intorno, sedie di stili diversi a indicare la diversità delle culture che si affacciano sul cosiddetto Mare Nostrum. L'allestimento è già l'opera d'arte, perché questo è un altro passaggio importante. Noi entriamo in un labirinto dove ci sono tante opere che sono momenti di riflessione, sono il timbro di un processo di qualità che è stato fatto e poi è nata l'opera d'arte. Verso il fondo dell'esposizione, la Venere degli stracci invita lo spettatore a riflettere sulle idee di bellezza, perfezione e vulnerabilità umana e offre anche una critica sociale sulla povertà e le disuguaglianze. Io parto dal simbolo trinarico. Il simbolo trinarico
è fatto di un simbolo del matematico dell'infinito che è una linea che incrocia se stessa e funziona molto bene, perché funziona come, esattamente come i quadri specchianti. Il punto di incrocio è il presente, è l'immagine che noi vediamo nello specchio in questo momento. E quel momento lì è l'infinito, perché prima non c'era, poi non c'è più, quindi non è mai finito, non ha consistenza, non ha unicità, non c'è un elemento unico, fisso e assoluto, non c'è. C'è sempre soltanto la combinazione. Quindi potremmo dire che è un simbolo assoluto, nel senso che non è assoluto per niente, è la contrapposizione dell'assoluto, in quanto esiste soltanto perché abbiamo due elementi, sempre due elementi, che stanno nei due cerchi, che si sono creati dividendo il punto dell'infinito e creando uno spazio in cui i due elementi si combinano sempre al centro, cioè nel terzo cerchio. Senza il terzo cerchio l'universo non esisterebbe. Per l'artista, lo specchio rappresenta un'interrogazione sulla relazione fra l'arte e la realtà e sul ruolo dell'arte nell'interazione con il mondo circostante. Perché nello specchio, nel quadro specchiante, quello che vediamo è infinito, perché nel senso che è continuamente rinnovato, non finisce mai, però è sempre qualcosa che succede perché c'è una combinazione. Tutto ciò che vediamo combinarsi continuo. C'è soltanto la relazione, la relatività, non la relatività di Einstein che è puntualizzata, ma una relatività generale, e questa relatività generale è questa combinazione continua che rende le cose possibili, esistere. Sono due elementi che si uniscono per creare un terzo, che non esisteva. Dunque è la creazione. Essere arrivati alla formula della creazione mi sembra un bel successo per noi esseri umani. E sono io che l'ho trovata. Quindi... Grazie per la tua figlia. Quindi abbiamo questa possibilità veramente di capire come funziona l'universo, ma l'abbiamo scoperta attraverso l'immagine, perché il quadro specchiante è un'immagine, l'arte non è la cosa, non è l'universo, è l'immagine delle cose, è l'immagine che pian piano, combinandola nelle mille maniere che sono state usate nell'arte, l'arte ha continuato sempre a combinare tutto, ha combinato tutto che è quello che noi chiamiamo vita comune, società, ma la società artificiale, quella naturale già esisteva avanti per conto proprio. Noi abbiamo creato una condizione parallela che è artificio, ma la parola artificio ha come radice la parola arte. Mi diceva l'altro modello, fai il tuo segno, fai, esprimi qualcosa che non è di nessuno, è solo tu lo puoi fare come artista. Questa è una unicità totale, l'unicità, io l'ho scoperta lì, che l'artista è unico, ma questa unicità la deve trovare. E io non mi accontentavo, non sono accontentato di fare quello che stavo facendo, e per fortuna lo stavo facendo. Tutti gli artisti, diciamo, dell'arte del XX secolo, agli anni 50, 40, 50, l'arte astratta o l'espressionismo astratto. E erano artisti che facevano il proprio segno, il proprio tratto. Io porto sempre il Capo Rossi come un grande esempio, un tratto che poi è chiamato la forchetta. Poi c'è Yves Klein negli Stati Uniti che fa un segno, che però è ancora drammatico in qualche maniera, cioè, l'italiano è purissimo, un segno, è questo, sono io. Ma i critici sono stati bravi perché hanno saputo sopravvivere, i critici, perché non c'è nessuna critica possibile, quella è la...
I chinesi sono stati bravissimi a sopravvivere. Adesso siamo io a parlare. Perché il critico, a me piace il critico molto, come mi piace il gallerista, perché sono dei mediatori tra l'artista e la società. C'è un'altra forma di mediazione che secondo me invece non lo chiamerei mediazione, la chiamerei appropriazione, che è quella del sistema economico-politico, per politica, la quale politica ha, per esempio, ha preso tutta questa, specialmente negli Stati Uniti, con l'Action Penny, ha detto questi artisti sono assolutamente liberi, autonomi. Quindi l'arte porta la massima autonomia, la massima libertà, benissimo. Allora nasce il liberismo politico, il liberismo consumistico, nasce un sistema molto molto determinato che poi si sviluppa, benissimo, ma attenzione perché diventa poi un sistema che si pensa di portare in tutto il mondo con, diciamo, con una decisione impositiva. Ma l'artista non ha imposto a nessuno di cambiare il mondo secondo il proprio segno. E poi il sistema politico-economico che usa quel segno, quel concetto di segno che diventa politica e diventa speculazione. Questo è il punto. Ma io non sono mica contrario al fatto che questo avvenga, ma se avviene senza un'autocoscienza e avviene senza un'autocritica, ecco che qui i critici secondo me non sono funzionati abbastanza, perché non sempre sono guardato l'arte e non hanno guardato la società. Qui il problema, ecco, secondo me. E gli artisti stessi non hanno potuto sfuggire. Infatti io sono stato incluso nella pop art americana, che è totalmente basata sul sistema consumistico, come se fosse l'unico concetto universale. Ormai l'universo è questo, il segno personale non conta. È che siamo tutti dentro a un sistema universale che si chiama consumismo ad oltranza. Io sono stato parte della pop art perché questo atteggiamento degli artisti pop era assolutamente coerente con il mio coerente con quello, perché si parlava di oggettività, guardare il mondo per quel che è. Ma loro non hanno guardato per quel che è secondo una settorialità che è quella consumistica. Io venivo da un altro paese, si chiamava Italia, dove il mondo lo vedevo attraverso gli antichi egiziani, i greci, i romani, il rinascimento, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi io, la mia universalità non era il consumismo come sistema. e quando mi hanno detto tu fai parte della nostra grande famiglia, capisco, felice, perché la famiglia non è che debba essere fatta di due genitori della stessa religione. Avevamo due religioni diverse con un fondamento comune, che era l'oggettività, ma la mia religione non era quella. Quindi io apprezzavo quest'altra posizione in quanto era, diciamo, consono alla mia, sul senso dell'oggettività, però sul piano dell'universalità avevamo due concetti diversi. Quando mi si è detto tu devi dimenticare di essere europeo, non perché italiano, ma devi diventare parte, anzi sei già parte della nostra grande famiglia, allora devi venire a stare negli Stati Uniti e dimenticarti di essere europeo. Questo rifiuto dell'Europa non mi è piaciuto per niente, perché non è già universale, eh? Quindi mi si è messo davanti un fatto preciso. Allora a quel punto ho detto, bene, allora, se il mio prodotto, se il mio lavoro è un lavoro di tipo consumistico, nel senso che i miei quadri specchianti sono un marchio di fabbrica consumistico, io voglio distruggere il mio marchio. Come lo distruggo? Facendo ogni opera diversa dall'altra. Per cui, questo è Pistoletti? Sì, potrebbe essere, se io insisto diventa Pistoletti. Ma se non insisto, no, perché quello mi fa tutto molto più. Capisci? Gli oggetti in meno, grazie.
gli oggetti in meno. Ogni oggetto è sottratto da questa necessità di mettere il marchio per poter essere accettati, per avere successo. Io il successo l'ho rifiutato, ma ho anche rifiutato quella forma che era quella del segno personale, perché tutto il segno personale, io sono questo segno, mi portava di conseguenza a questa sudditanza al concetto consumistico. Quindi ho dovuto rifiutare il mio segno stesso. Ho fatto tanti segni, ho fatto per parecchi mesi opere, una diversa dall'altra, per cui Leo Castelli e Liana Solomon, i galleristi pop pistolettiani, sono venuti da me e mi hanno detto: tutti voi distruggere. Ho detto: bravo, ma che siete proprio meravigliosi, avete capito tutti, io voglio distruggere. Allora se ne sono dati disperati. Ma io ho fatto con questi oggetti in meno un'operazione di tale autonomia dell'artista che io, distruggendo il mio segno, ho acquisito la mia individualità. Io sono tutti, io sono tanti, io sono loro, noi siamo. Perché nel quadro specchiante io non sono solo, lo spettatore e io facciamo due, e insieme facciamo quattro, facciamo otto, e quindi c'è l'infinito dell'esistenza umana. Questo, io sono parte dell'esistenza umana, così come l'esistenza umana è parte dell'universo. L'intelligenza umana ha un'intelligenza che non ha l'universo, ma adesso ce l'ha l'universo, ha un'intelligenza, quella umana.